Io sono una povera, sono seduta a terra. Come i giapponesi. 5, 6, 7, 8. Italiana che dà lezioni di giapponese a una giapponese. Parlando di Giappone, oggi faremo Koros versus insegnante di lingua giapponese. Perché io non so parlare giapponese e mia madre è in giapponese. Scusate, parenti giapponese. Sono giapponese. Minasan! Konnichiwa. Certo. La lingua giapponese è molto più facile di quello che sembra. Infatti voi potete parlare giapponese facendo solo due suoni. Uno è a qualsiasi cosa vi dicono, voi fate tipo Quando invece non siete sicuri fate così, anche col movimento di testa. Di solito faccio così quando Shinai dice delle battute che non fanno ridere. Ma stai zitto, che sempre. Mi chiami di notte, Shinai, fammi una battuta così riesco a dormire tranquillamente. Ma cosa ti inventi? Ma dai, svegliamo questo segreto, ragazzi. Stai zitta, Shinai. Ecco la mamma di Shinai. Ciao, Matiwa. Così dice. Ciao. Mi inventa parole. Ma è vero che loro si inchinano per qualsiasi cosa? Cioè loro fanno tipo, cioè quando devi tipo salutare devi continuare a inchinarti anche quando esci. E quindi si salutano e quindi c'è il capo e quindi iniziano a fare inchini, tipo allontanandosi, facendo inchini sempre di più finché non si perdono di vista. Ho preparato delle sfide per voi. E direi che comincia a Shinai, visto che è giapponese, insomma lei ci farà sfigurare per quanto sarà brava. Questo per dirvi. Era un freestyle. È la Eminem del Giappone proprio. Io sono Serena, sono italiana, vivo a Londra, ho origini salvadoregne ma parlo giapponese. E quindi ha deciso di usarlo con noi. Esatto, come arma letale. Allora, cosa succede? Succede che ognuno di noi sfiderà Serena in una sfida di ballo, mentre Serena ci sfiderà a fare qualcosa relativo al giapponese, quindi... Ho preparato due parole che hanno origine inglese, però vengono lette in giapponese, con il katakana che è il loro alfabeto per leggere tutte le parole che sono di origine straniera. E poi uno scioglilingua da leggere il più velocemente possibile e un modo di dire che dovete indovinare. Benissimo. A che cosa si riferisce. Fai bene avere paura. Sua. È sua o sua? Sua. Cioè. Buono. Che ne so? È buono? Sua? No. Cioè. Sua? Secondo te? Cioè. È un mix tra tua zia e... e tua madre. Brucia? No, questa è una parola inglese. Ci sono tante parole inglesi. È troppo difficile. Gli altri lo sanno? Beh, tanto noi non ci pronunciamo, anche se lo sapessimo. Vado su Google. Sì. Del resto. Sì. Sarebbe tour. Ah, ma quindi la parola è in inglese? Sì, sì. Ma ah, svegliati. Grazie. Sembra tipo grazie. Corazon. Grazie, devo tirarsi la finestra. Proud, no. Scusa, sai mica che resto? Grazie, grazie. Basta, su questo barrendo, è troppo difficile. Sarebbe class. Adesso ha senso. Perché ha senso adesso, sci? Perché mia mamma. Grazie. Mia madre non riesce a dire la L, cavolo. Alexa, grazie. Sono le 2:35 del pomeriggio. Sono le 2:35 del pomeriggio. Alexa capisce il giapponese. Niwa no niwa niwa. Niwa niwa teori niwa ka niwa ni no tabeta. Cosa? Niwa no niwa. Allora, niwa no niwa ni ha wa. Niwa niwa teori niwa ka nini. No. Che pippa. Ni wa ni wa tabeta. Avrò detto cose senza senso. Chissà cosa ci fa dire. Niwa no niwa niwa. Sembra un po' cinese qua. Nel giardino del signor Niwa, due galline hanno improvvisamente mangiato un coccodrillo. È trascissima sta cosa. Ma dove sono le somiglianze? Perché ha un coccodrillo in giardino questo signore? Perché le sue galline si mangiano i coccodrilli poi, vabbè. Sono realtà diverse. Aspetta che mi devo creare un attimo. Niwa no niwa 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 tori niwa kani wa niwa tabeta. Yes.
Betsubara, forse questa l'avrai già sentita, però significa Betsubara, letteralmente altro stomaco. Quando si usa questa espressione, secondo te che cosa vuol dire? Che Shinai mangia così tanto che gliene serve uno di riserva per farci stare tutto. Shinai, il tempo scade? Ho capito, scorre. Dimmelo tu cosa significa. Sono piano ma... Sazio, altro stomaco. Sazio, sono pieno ma... No, che sei pieno ma ci sta ancora, dai. Ma c'è ancora un po' di spazio per il dolce. È vero. Bravo team, bravo team. Shinai, no, inutile come aiutato, sempre. Io ho detto nel dolce finale, cioè non so se esatto, ho capito. Va bene, dichiaro persa la sfida di Shinai. Ok, ci mettiamo in prima posizione, braccia alla seconda. Non devi parlarle come se fosse una bambina, eh. Hai ragione, devo farlo difficile come l'ha fatto lei. Adesso, allonge. Cosa? Demi plie. Aspetta, no, come lo direbbe un giapponese? E salgo su. Non puoi mettere le mani per terra. Qual è lo scopo di questo gran plié? Di mantenere bene il bacino in dentro, addominali sempre tenuti. Shinai non ce l'ha. La schiena non si vede, raga, perché c'ho un culo piatto. La difficoltà sta proprio di rimanere sempre con la schiena dritta, bacino dritto, scendo. Fammi vedere un po'. Sei bloccata giù. La schiena leggermente indietro, deve essere completamente dritta. Allungo, scendo giù, demi plié, esatto. Vai là su. Perfetto. Ma che... Ragazzi, no, anche se il pavimento non è dritto, quindi è... E il pavimento è scivoloso. Il pavimento è inclinato. 15 gradi. Poi colleghiamo questo movimento salendo su in relevé. Quindi rimani sulle mezze punte. Con le braccia in avanti. Vedete, ma fidate. Tipi di ballerina in Serena, scusa pronta. Ok. Adesso Serena collega il movimento giusto, vai, 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 releve. E vai su, su, su. Aspetta, sì. Quanti ne fa? Quanti ne fa? Grazie. Dai, col basta, basta. Grazie. Bravissima. Allora, cominciamo. La prima parola inglese è... Rhythm. 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 Apparentemente riso. Riso. No, bravo. Riso. Riso al curry. Cambia solo la ricetta, però è riso. Sì. Forse lo so. Oh my god. Riso è Raisu. Ma Raisu è tipo Raichu, il Pokémon. Sì, esatto. Quando lo mangi ti dà la scossa. Non sapevo questa cosa. No, ti dico cos'è? Ah, ok, io ci stavo credendo. Resume. Anche io l'ho pensato. No. Reason. Però è molto vicino. Ti arrendo, sì. Sarebbe... Ah, dai, prova qualcosa. No, ho provato. Non hai detto niente, hai detto riso e basta. Che pure in italiano. Ha detto anche... Esatto. Cretino, diciamo io. Che ignoranza. Sarebbe rhythm. Oh. The rhythm of the night. The night. Oh, oh, oh. This is the Reebok or the Nike. Ha rubato. Ha rubato? L'ha rubato. Questo è quello tedesco? Sì. È troppo easy, non lo dico. Ah, non lo dire. Dimmelo nell'orecchio. Ha rubato. Arbeit. Cosa vuol la dire? La parola è giusta. Sapete cos'è Arbeit? Airbag. Lavoro. Airbag. Esatto, vedi, bravo, è un lavoro Michele. Part-time. Io non sapevo. Vabbè, Shinai, quando mai sai qualcosa tu? Devi dirlo tutto d'un fiato, eh. Su momo 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 moki. Sarebbe su momo 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 nouchi. Momo nouchi. Ah, qui c'è una U lì a caso. Sì. Su momo mo. Su momo mo. Mo momo mo. Sì, ma mo. Cioè, tizi, si sente proprio che lo stai dicendo male. Si sente che sono madrelingua. Su momo mo momo momo nouchi. Bravissimo. Significa... Pazzesco. Sono stato io. Ma stai zitta. Significa... Le prugne che le pesche fanno parte della stessa famiglia di pesche. Ok. L'accento italiano com'è? È un po' simile a quello giapponese per certe cose. Quindi il mio accento tedesco farà ridere. No, no. Su momo mo, momo no uchi. Ma questo è molto accurato. Sembravi tipo un samurai. Kuchi sabishi. E quando kuchi la sabishi. Bocca si sente sola. Kuchi sabishi. Sì, quando si usa. Eh sì, che quando non hai nessuno con cui parlare. È una bellissima.
bellissima interpretazione, ma non è quella giusta. Forse era quella che pensavo prima. Secondo me invece c'entra il bacio. Il no, bacio. Però è molto bella anche questa. E ha a che fare col cibo. Ho la bocca secca, non siete? No. L'acquolina. Letteralmente, quando non hai fame, ma mangi lo stesso perché la tua bocca si sente sola. Ah, quello che faccio tutti i giorni. Quando vai all'all you can eat, qui ci sa bici. Allora, il mio passo di danza è questo. Tu devi fare così e poi così, alternando. Pronta? Sì, vabbè, mi sfondo il pavimento, ma stai scherzando. Quinta posizione. Doppio turno all'R. Le braccia alla seconda come prima, Shinai. Estendi bene le braccia. E devi saltare. E quando salti, la gamba fa questo, questo e cambi. Si chiama padesha. Ok? Prima hai la destra davanti e quando atterri hai la sinistra davanti. Pase, pase. E mentre salti, le braccia passano da questa posizione qua. Guarda come si mette in ginocchio per te. Ok, questo l'ho fallito miseramente. Ok, ottimo. Passiamo alla prossima. La tua prima parola è... Chiaria. L'italiano suona chiaria è, cioè... Sì, infatti. Tipo, Tiziano ha appena fatto una scoreggina, chiaria è. Cioè... Chiaria è. Cry, cry. Oh. This is my caria. I love my caria. Caria. C'ho una caria tra i denti. Secondo me. No, voi vedete. Career. No. Career. No. Career. Vedi, io c'ho una caria di merda. Disse quello al Cirque du Soleil. Cheese. Cheese, formaggio. Quello è cheese. Cheese. She is. Lei oh, è. Chili, no. Ah, forse l'ho capito. Secondo me ha a che fare col brindisi. Cheers. No, ha a che fare, comunque stavi sto aiutando, con le serie TV. Quindi vuol dire season? Molto simile. Episode. Episode. Dai, vogliamo la soluzione. Series. Series. Cioè, praticamente ce l'hai detto in italiano. La prossima volta ci fa un disegno. Siamo tutti dei ritardati, raga, non ce la facciamo. Tonari no kyaku wa yoku kakiku kyaku da. Sembra una canzone. Mi sono cacato l'altro giorno. Capo qui e capo qui. Tonarino. Torno a Torino. Kyaku wa. Guardalo come si impegna. Kakiku. Kyakuda. Tonarino kakiku a un kaku. Kaka. Tim ha cominciato a parlare con la bocca a culo di gallina così. Kakiku. Ma che è la bocca a culo di gallina? Poi ci assomiglia, cara. E il significato è: il cliente adiacente è un cliente che mangia tanti cachi. No, ma sempre col mangiare, ma è incredibile. O sono i giapponesi o è Serena che si è focalizzato sul cibo. No, no, è sono i più popular. Tonari no kyaku a yoku kakiku kyakuta. Dai, va bene. No, ma tu sei troppo carina, non era... Poverino, gli hanno insegnato a leggere. Noi poi in post-produzione velocizziamo quello che ha detto. Bravissimo! Bako Dojin, vuol dire persona, uomo, codice a barre. C'è tipo un uomo vestito da codice a barre. Secondo te a cosa si riferisce? Che quando esci dal centro commerciale suona sempre lui, praticamente. No, che sei in vendita. Compra tutto quello che vede. È uno che assomiglia a una zebra. Ma in che senso? Che è una striscia pedonale. È tipo tedesco, cioè che... In realtà è molto più ridicola la soluzione. È più ridicola di una zebra, cosa c'è? Nell'immagine era uno spoiler. Ah, tipo un ricordo. Magari c'ha il cappello cioè c'ha il cappello solo in mezzo perché di lato... Ne so, non ho capito niente. Che c'è il capellino e si accorgi. Quindi io direi ho fallito. Mi sa che non no, ho beccato dai. Neanche una. Dai, ti salto mortale. Mettiti vicino alla camera così. E da qua adesso metti la mano sul petto. Devi spostare tutto ma non la testa. Ah, uff. Aspetta. No, e non le spiego neanche come farlo, così proprio fallisce. Ma questo neanche Shinai sa farlo. Fail.
Quarto fallimento in arrivo. Borontia. Brentia. Mi viene in mente solo Borat. My name is Borat. Allora ti dico che confondono molto la B con la V. Io voglio dirlo. Borantia. Volunteer? Sì, è giusto. Oh, l'ha detto Shinai. Shinai, voglio dire, tu non sai neanche, non sai neanche fare le tue sfide, vieni a fare le mie, ma è incredibile. Ma torna col microfono funzionante, dai, per favore, vai, vai avanti. Zitta! 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 Questa è la parola preferita. Devi stare. Io lo so, lo voglio dire. Che dai idee? Zitta! Messaggi! Non messaggi. Io ho un'idea, zitta. Ma sono sbagliata. Ah, aspetta, non lo so. Ragazzi, cheater. Cheater. Madonna, lo voglio dire troppo. Voglio dirlo io. Zitta! Ma poi perché saltella no. così? Cosa fa? Perché ci fa vedere le gambe? Ritmo, perché si diverte che... dire. Le bambine alle elementari. Maestra! Sì, sì. Twitter. No. Twitter. Sì. Il social media. Zitta. Ma dai. Dai Michele, ma... pensavo che dai. Almeno il social media potevano lasciarlo uguale. E YouTube, Zitta. Sai come si dice? YouTube. Vabbè, allora facile. Instagram. YouTube. E Facebook. Instagram. Facebook. 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 Namamugi namatamago. Eccolo lì, te questo mi sembra napoletano comunque. Mannaccia la terra, rufino, passionato l'albero e limone, che servette all'ustri, pomodiello, attone, che li casce, rigname, abete fragile, rostanna, recopato l'ossa, carugliate, meglio morte, che lo sono a stramur. Mughi, nama mughi. Nama goma. Dammi una gomma. Nama mughi, nama goma, nama tamago. Esatto. Namagamago. Significa grano crudo, riso crudo, uovo crudo. Di nuovo cibo, incredibile. Questo parla di rapporti, relazioni. Keep-kun sarebbe Mr. Keep. Keep-kun è una cosa che si keep. Usa a fare in Giappone. Quando io l'ho sentito mi sono un po' scandalizzata. Cioè, ci sono rimasta un po' male, onestamente. Un tizio che tieni lì. Che brutto. Secondo me è tipo quando una persona è scontata. Non so, che la dai per scontata e quindi ce l'hai sempre pronta lì. Si avvicina moltissimo al significato. Usare una persona quando usi qualcuno. Un fidanzato che ti tieni finché non ti arriva un fidanzato migliore. Oh. Mamma mia. Facci una cosa di braccia, dai, questo è facile, questo dai. È facile. Allora, il braccio mi piace. Ti metti così. E poi... Tipo preghierti. Tipo e te ne vai. Poi, so che ti verrà distinto farlo inchino, ma non devi farlo. Fai così. È quella la adesso difficoltà. Passi sopra. Non fare l'inchino. Adesso piega i polsi. Fai il braccio che hai sotto. Fai perno e lo stendi davanti. Ma perché lo fai? E quello che hai sotto. Quello che hai sopra. Che stai imparando. Quello che hai sopra lo fai scorrere. E adesso immagini di spostare la mano. E da lì. Stop. Sì, okay. Devi fare anche il suono. Pensavo fosse un modo creativo di fare il gesto dell'ombrello alla fine. Così, così, così. Scavalchi così. Su. Pieghi, così. Brava. Uno e poi scivoli. Sì. Abbassi e boom. Mamma mia, grandissima. Poi da brava TikToker devi stoppare il video, cambiare la maglietta e poi rifare boom. Wow. Nonostante una giapponese nel gruppo, siamo riusciti a perdere in una gara di giapponese. Secondo me vi siete impegnati e dai. Shinai poi alla fine aveva preso il ritmo, il risum. Esatto. Risum. Grande serie comunque. No, grazie, grazie a voi. Ricordatevi di me quando sarete famosi. Otsukare sama deshita. Vuol dire buon lavoro. Ho fatto mal di testa, ho mal di testa. Ho mal di testa. Tanto mal di testa. Mamma mia che mal di testa.